siamo a Milano al Forum di Prevenzione Incendi in compagnia dell'ingegnere Antonio Monaco, direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Regione Lombardia, alla quale vogliamo chiedere in che misura gli impianti antincendio incidono sulle deroghe nella Regione Lombardia. È una bella domanda, perché in Regione Lombardia abbiamo oltre 600 domande di deroga all'anno. 600 domande di deroga all'anno, quando è che uno presenta una domanda di deroga? Quando non riesce a rispettare integralmente la norma, quindi crea un rischio aggiuntivo, e per compensare questo rischio aggiuntivo presenta al CTR una domanda mettendo degli impianti che riescono a sanare il rischio. La maggior parte di questi impianti sono impianti antincendio. Impianti antincendio delle più svariate tipologie, e come abbiamo visto oggi anche qui al forum, gli impianti antincendio ce ne sono quanti ne vogliamo. Il problema di fondo è adattare l'impianto antincendio che noi vogliamo andare a realizzare alla singola attività specifica. Allora, in questo caso noi riusciamo effettivamente a compensare il rischio, però dobbiamo tenere anche conto che ci sono determinati impianti che non vanno bene. Infatti il CTR spesso si trova a dover esaminare domande di deroga con degli impianti che nulla hanno a che vedere con il rischio aggiuntivo e che non servono per compensare quello. Sono addirittura impianti che vengono messi in più, ma senza alcun motivo. Spesso invece quelli effettivamente che dovrebbero servire, che potrebbero servire, non vengono messi, quindi il CTR si trova a dover prescrivere o a bocciare la deroga o a prescrivere delle altre misure per implementare un discorso di questo genere. Grazie ingegnere, buon lavoro. Grazie.